Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Mi sono appena svegliato, però oggi è mercoledì, questo video ovviamente lo vedete domani. Vi volevo avvisare che oggi finisce, cioè oggi quindi mercoledì, finisce la beta di Titanfall. Sono veramente triste e mi dispiace veramente tanto che la chiudano così presto. Io ci ho giocato più o meno ragazzi 3-4 giorni, no, 5 giorni. Veramente sono dispiaciuto di questo perché è veramente un gioco epico. Anche la beta ragazzi mi è veramente piaciuta tanto, quindi probabilmente farò una recensione sui piccoli dettagli che ho potuto diciamo analizzare di questa beta, che ovviamente diciamo che sono quasi tutti esclusivamente positivi. Quindi ragazzi io direi di partire subito. Vi volevo fare un avviso: ho provato quell'arma, la terza arma, il cecchino ragazzi, il longbow di MR Sniper. È veramente simpatico, per modo di dire, è bellino, però ho visto che non ammazza in un colpo ma ammazza in due colpi, anche se guardate il suo danno, come potete vedere è altissimo. E infatti questa cosa mi ha un pochettino diciamo disorientato, il fatto che non ammazzi in un colpo crea abbastanza problemi. Quindi io andrò con la solita mia carabina, la carabina che è una bestia. Ragazzi, non lo so, volevo provare anche quest'arma, volevo provare l'anti-Titan, questa Sidewinder, e basta. Poi pistolina, vabbè, l'Hammond, usiamo l'Hammond come al solito, questa qua a posto. Quindi ragazzi, partiamo subito, andiamo a farci una bella attrition, perché, e dai, se faccio una attrition, magari nel prossimo episodio ne registro un paio, vi faccio anche di nuovo Last Titan Standing. Eccoci ragazzi, siamo su Fracture, questa è la mappa che mi è piaciuta di più su Titanfall Beta. È veramente molto bella, è molto aperta, c'è meno rischio di trovare camper. A meno che non ve li trovate nell'altro palazzo, ovviamente, perché quello capita molte volte. Allora, la tattica solitamente io vi consiglio di stare sui tetti. Altrimenti potete passare anche qui dietro, inizio partita ovviamente. Qui fate un bel saltone subito. E dovete trovare degli avversari dentro le tubature. Se trovate gli avversari dentro le tubature, magari vi mettete invisibili e li uccidete. Guardate, qui non c'è nessuno ora. Sicuramente sono già dentro l'edificio. Però noi... ok, è finito. Cazzo. È qui. Ok, mica mi stava per uccidere. E anche il P-Assist. E dai. Ok. Mica, oh, ma me li stanno fregando tutti oggi. Ah, ragazzi, c'era uno qui sopra. E do. Ah, ok. Romeo e Giulietta sto tipo voleva... sta prendendo il sole. Ma grande, eh? Ascolditi! Grandissimo, vai! Allora, uno è lì. Ok, le milizie distrutte. Andiamo qui dentro, ragazzi, di nuovo. Allora, spostiamoci dentro quel palazzo. Ok, vedo degli spari, quindi... Grande! No! Merda, no, non ci credo. Non sono riuscito a cambiare arma, ragazzi. Cavolo, altrimenti avrei preso il la pistolina. Avrei uscito con la pistolina. Ok, ce n'è uno qui. Dentro. Andiamo sul nostro Titan, ragazzi. Eccoci col Titan. Allora, qui non c'è nessuno. Quindi sicuramente sono qui. Ops, schiacciato uno. Allora, c'è qualcuno che mi sta... No, c'è qualcuno attaccato. No, dai! Ma che Cristo! Merda, mi hanno ucciso di nuovo! E il mio Titan è esploso. Vaffanculo! Ascolta che i tipi sono qui. Io mi metto qui sopra, magari. Oh, cazzo! Che palle! Ah, c'hanno il coso. Una cosa per silenziare. Allora, andiamo qui. Quanto siamo? 5-4. Merda, sono già morto 4 volte. Che cazzo. Non va bene, mi sono cagato. Vai, uccidi. Bam! Grandissimo. Execution. Allora, dobbiamo andare a distruggere il Titan, ragazzi. Quindi andiamocene qui. No? Sì, questo. Ok, questo va più che bene di armi. Bellina, molto figa. Allora, sicuramente c'è un Titan qui sopra di me. Scordiamoci di nuovo. Qui dovrebbe essere. Ok,
c'è qualcuno qui? No, nessuno. Ok, andiamo qui. Allora, pistolina. No, metti questa. Ok, ho ucciso tre milizie. Oh, cos'è? C'è solo un po' di spettro lì su. Chiamiamo il Titan, che così gli apriamo il culo con il nostro bambino. Dentro? Andiamo? Vamos, raga. Ma cazzo è il Titan, amico? Ah, deve essere qui, giù, eccolo qui. Sto stronzo! Cosa credi di fare? Guarda, scappando. Ma vai a cagare, brutto stronzo! Ah, bastardo! Cosa, abbandoni il Titan, eh? Ok, abbiamo ucciso sia l'uomo che il Titan, ragazzi. Se l'è svignata subito. Oh, ma come ti permetti? Ma cosa ti... come ti permetti, merdina? Mica brutto stronzo! Ecco come si gioca... Oh, cosa? Cosa è successo? Minchia, si è alzata la visuale, ragazzi, non riuscivo più... Ah, c'è qualcuno che mi sta alloccando, quindi... Muori, stronzo! Oh, grande zio, ti ho salvato il culo! Ma grande, cioè, è troppo bello! Anche il Titan è una cosa epica! Cazzo, ma perché non ci hanno pensato nel 2010 di fare una cosa così fantastica? Ma dai, ma perché proprio adesso il mio compagno va bene? Oh cazzo, cazzo! Ah, no, no! Molla! Ah, c'è un Titan qui sotto. Qui sotto, dai che lo devastiamo. Ma ecco dove era comparso l'avversario. Ok, dobbiamo andarcene via di qui perché se no mi ammazzano. Anzi, no, no, continuiamo. Il cura deve continuare. Dentro casa? Grande? Oh, ti ho fatto cagare, zio. Non fammi cagare mai più. Allora, qui è pieno di Titan, come potete vedere. Qui ci sono le guardie. Ok, killer ground, perfetto. Ah, andiamocene qui. No. Ecco l'avversario. Grande, vai, becchiamo il Titan. Grandissimo. Andiamo al mio Titan, va. No. Ok, ok, dai, prendiamo il Titan. Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Vai dentro, ole. Dobbiamo andare nel punto di ritrovo dove si devono scappare i nostri avversari. Ci mettiamo lì e li devastiamo ora, guardate. Allora, dobbiamo correre. Vedete, intercept. Dobbiamo intercettarlo lì, la navetta che dovrebbe portarli via. Noi dobbiamo fare in modo che loro non scappino via. Quindi io proverò a avvicinarmi, ovviamente ucciderò gli avversari se riesco. Non è molto semplice, solitamente non è. Ma va a cagare, dai! Ma perché non muore? Dai! Ce l'avevo anche fatta! Vabbè, non importa. Lo stanno devastando. Cazzo. Vabbè, ragazzi, 13-4 è andata piuttosto bene la partita. Veramente giocata molto bene. 13 uccisioni di piloti normali, 3 di Titan, 15 bot, ovviamente, e 4 morti. Quindi devo essere veramente contento di un bel risultato come questo. Ragazzi, vi giuro... che fare oltre le 10 morti su Titan è veramente difficile, perché solitamente non li trovate, cioè li trovate molto difficilmente gli avversari normali. Quindi ragazzi, usciamo come al solito. Spero che la partita vi sia piaciuta, ovviamente, che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga.